Salve a tutti e benvenuti qui su Layer Step. Oggi vi mostrerò come ho realizzato un bel po' di suoni attraverso un fantastico plugin chiamato Vaitu. Spero si pronunci così. Comunque, adesso vi faccio subito ascoltare un'anteprima e poi ovviamente andremo a vedere come appunto ho realizzato questi suoni. Quindi ci spostiamo subito qui su Ableton e vi faccio ascoltare. Eccolo qua, ho fatto, vedete, avete ascoltato tre versioni diverse, cioè tre sezioni. La prima parte ho utilizzato dei suoni più melodici, invece poi, mi state vedendo? Sì, perfetto. Invece appunto la seconda sezione è su alcuni suoni un po' più dark, e invece appunto la terza sezione è, ho fatto un drop così a caso. Ovviamente tutti questi suoni potete utilizzarli come volete voi. Io ovviamente vi lascio qui nella descrizione, vi lascio appunto il link per scaricare tutti questi preset. Ci sono anche altri preset, vi lascio alcune, diciamo, varianti delle altre versioni che ho fatto. E niente, comunque, prima di iniziare ovviamente ci spostiamo. Vediamo, qui ci sono, perfetto. Ci spostiamo qui sul sito Vital Audio. Eccolo qua il sito, ve lo lascio anche questo in descrizione. E vi faccio vedere, per chi non lo sapesse, questo è un sintetizzatore appunto Wavetable. Vedete, è possibile appunto strecciare tutto la forma d'onda. Vedete qua, ci sono diverse funzioni, come tra l'altro, come soprattutto Spectral Morph, che è fantastica questa cosa. Poi magari ci faccio un video su questo plugin. E poi vedete, potete anche customizzare il suono con soprattutto i testi. Potete scrivere qualcosa, ad esempio fish tacos and chips. Vedete? Fish tacos and chips. Davvero bello. Questa funzione, se non erro, forse è a pagamento. Ci sono delle piccole cose che sono a pagamento, poi per il resto è tutto gratuito. Guardate, andiamo a vedere qua i piani. Eccolo qua, voi vedete, io ho sempre questo terrore. Ok, quindi ci sono appunto 5 euro al mese, dove avete appunto la possibilità di dei preset in esclusiva, delle skins, tante altre cose. Poi ovviamente quella gratuita, c'è sempre comunque il plugin, ma con solo 75 preset. Ma fortunatamente ci sono io, che adesso vi lascio i suoni che ho creato io. Poi c'è quella Plus, poi c'è quella Pro, eccetera eccetera. Comunque valutate voi, ma secondo me già con quella gratuita, potete fare tante cose. Poi se volete supportare il progetto, ovviamente ci sta. E poi ovviamente si clicca qua e si va a scaricare. Ovviamente dovete creare un account, ok? Dovete creare un account. Io, vedete, già c'è quello mio. E poi scaricate la versione che state utilizzando, il sistema che state utilizzando: Windows, Mac, Linux e così via. Ok, direi che ci possiamo spostarci all'interno di Ableton, ma prima di iniziare, dice mamma mia, ancora devi parlare? Sì, ultima cosa, ovviamente non vi dirò, cioè mettete il valore così a 50%, 51% no, perché altrimenti il suono fa schifo, no, vi dirò soltanto perché ho utilizzato ad esempio il compressore, il phaser, perché ho messo così le voci, perché ho messo questa forma d'onda, tutte queste cose qua. Questa è una cosa che vi può sicuramente aiutare per creare poi nuovi suoni. Non dovete fare l'errore di prendere il preset e basta, ma dovete capire, se volete, attenzione, però comunque io vi do questo consiglio perché almeno potete crearvi poi i vostri suoni. Poi ovviamente da questi preset voi potete modificarli, ottenere potete appunto ottenere un suono che vi piace secondo i vostri gusti. Ora, prima che inizio così ad incartarmi, mamma mia, ci andiamo subito a vedere, dopo aver bevuto un pochettino, andiamo a vedere appunto come ho creato questi suoni. Allora, iniziamo dal gruppo.
Anzi, iniziamo proprio dal capitolo. Il capitolo che andiamo a vedere appunto il primo suono. Sub. Andiamo a vedere come è realizzato appunto il sub. Eccolo qua. Quindi iniziamo proprio da, diciamo che faccio sempre così io, cioè inizio dal sub, poi inizio da un altro suono, cioè vado a costruire in base allo spettro, quindi appunto inizio dalla frequenza più bassa, poi quella medio-bassa, eccetera eccetera, vado a riempire tutto lo spettro. Quindi andiamo a vedere appunto il sub, mettiamolo in solo. Questo se state vedendo questo video con il cellulare, sicuramente non ascolterete questo suono. Ma andiamo ad aprire il plugin. Io faccio sempre così, non soltanto perché gli altri poi non riescono ad ascoltare con il cellulare, ad esempio, ma lo faccio per dare più presenza al sub. Infatti, se io vado a prendere adesso lo span, lo metto però veloce. E ci sono queste armoniche sul sub. Altrimenti, infatti, ho scelto, c'è questa, diciamo, variante della sinusoide. Questa è appunto la sinusoide normale. E poi togliamo anche gli effetti. Perfetto. Mi sposto un po' più in qua. Quindi vedete che c'è questa sinusoide. E se vado a prendere appunto lo span, vedete che è una sinusoide pura. Io cosa ho fatto? Ho preso sempre la forma d'onda, praticamente basic shapes, questa qua, e poi ho spostato questo parametro dove ci sono poi tutte le diverse forme d'onde, e ho preso questa variante qua perché mi permette di avere queste armoniche. Quindi già il mio sub è pronto, è bello presente. Ovviamente poi negli effetti ho messo un distortion, cioè per dare appunto un pochettino di distorsione in più, per aggiungere qualche altra armonica. Vedete qui, se vado a togliere questo, vedete, un pochettino qui, e poi un filtro per togliere magari qualche armonica in eccesso, così tanto per ripulire magari in certe situazioni. Dico, aspetta, voglio filtrare questo sub. Comunque è semplice, avete visto, non c'è niente di così complicato. Poi io cosa ho fatto? Ho realizzato un altro sub per il drop diverso. A me piace utilizzare un sub di questo tipo, avete visto, con questo cambiamento nel pitch. Perché lo faccio? Perché almeno appunto creo più movimento con la nota fondamentale. Andiamo a vedere cosa ho combinato, cosa ho fatto, e vedete che è lo stesso, ok, è lo stesso. Poi l'ho modificato, PE, che sta per pitch envelope, proprio perché ho fatto, andiamo a vedere su Matrix, su questo pannello, io ho fatto con l'inviluppo 2. Vedete che si alza e poi si abbassa e ritorna nella nota principale. E quindi ho fatto un più 12, se non erro. Sì, un più 12, quindi più 12 semitoni, con il voice transpose, che è praticamente appunto quello globale. Infatti clicco qua, global, voice transpose, eccolo qua. Questo appunto mi va a cambiare il pitch per tutti gli oscillatori che ho utilizzato. In questo caso ho utilizzato uno, però magari se utilizzo un altro oscillatore posso fare questa cosa anche per gli altri. Cosa ho messo qui? No, questo. Perfetto. E poi ovviamente più 12. Qui sul Vital praticamente è facilissimo fare le modulazioni. Basta trascinare poi qualsiasi modulatore, ad esempio l'LFO, lo trascino qui e vedete, e già mi dice, poi se passo il mouse, quale parametro sto andando a modulare. Doppio clic e ritorno indietro. E ovviamente poi su Matrix io ho fatto quello globale, ok? Quindi l'ho fatto per tutti gli oscillatori. L'inviluppo 2, e poi da qua mi posso regolare il decay. Guardate, c'è un piccolo spostamento, ma questo mi aiuta a dare appunto un pochettino di movimento. Ma se io lo volessi più esagerato, allora vado ad alzare il decay. Vedete, vedete il movimento che crea il sub? Invece senza, fisso, fisso. Invece così un pochettino. Vedete, mi piace di più così. Ora, abbiamo visto il sub, andiamo a vedere l'altro suono. Questo lo utilizzo sempre, drone. Questo è quello che mi va a riempire poi le medio-basse, le frequenze che stanno. Adesso vi faccio ascoltare questo suono. Ovviamente poi
Le note voi potete designarle come volete, ok? Io ho deciso di farle qui le note così. Quindi pa 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 pa. Vedete? Perché all'inizio l'avevo fatto con l'LFO. Cioè con l'LFO andavo a controllare il volume per fare questo movimento. Però ho detto no, se poi lo voglio cambiare questo movimento devo fare ogni volta l'automazione dell'LFO. Invece cosa ho fatto? L'ho fatto direttamente con le note, così è più comodo. E così voi se volete utilizzarlo con una nota più lunga potete farlo. Quindi, dicevamo, cosa ho fatto? Andiamo a vedere con lo span. Avete visto? Ovviamente lascio questa parte al sub e poi da qui vado a riempire questa zona per dare più corpo con questo suono qua. Questo suono non è semplicissimo, c'è come al solito una saw. Io utilizzo principalmente queste forme d'onde semplici e poi le vado ad arricchire con degli effetti. Quindi avete visto appunto una saw che init, cioè quella di default, una volta che appunto aprite questo plugin ci ritroviamo subito con questa forma d'onda. Il volume non l'ho toccato, l'ho toccato adesso, mannaggia, qui però purtroppo non c'è una funzione che per ritornare indietro, invece sul serum sì. Comunque, quattro voci, altrimenti, anzi togliamo gli effetti, disattiviamo, mettiamo 0, qua le voci, una, ecco qua. Questo è così normale. Io ho messo quattro voci per dare più corpo, per dare più voci, più corpo. 6%, il detune delle voci, 6%, altrimenti se esagero, vedete come stona tutto. Un 6% è più che giusto. Ecco qua, vedete, sto facendo l'errore che vi ho detto prima di non fare, cioè 6%, 5%, 4%, fatelo ovviamente come vi pare e piace, cioè ovviamente c'è sempre un limite, una cosa da rispettare, però se io lo voglio mettere così, ovviamente lo posso mettere così, come voglio io, però l'importante è capire a cosa serve questo, ok? E questo l'abbiamo fatto. Poi qui cosa ho fatto? La modulazione di che cosa? Forse di qualche effetto. Poi ovviamente ho utilizzato come effetto il compressor, che è un multibanda, ed è settato allo stesso modo dell'OTT. Io poi l'ho modificato un pochettino, tanto per avere appunto un po' più di frequenze medie e anche frequenze alte, perché se noi lo mettiamo così, senza, appena metto questo, vedete? Più ricco di frequenze alte e ho un suono più compatto. Poi ho utilizzato ovviamente un filtro, eccolo qua, questo perché ovviamente ho fatto un taglio sulle alte, troppe alte, soprattutto perché poi questo suono, come detto prima, lo voglio sulle medio basse, e poi sulle frequenze alte ci sono altri suoni, come appunto il lead, come ad esempio le super saw, eccetera eccetera. Quindi qua ho messo un filtro per ripulire questa zona, per dare spazio, e con una risonanza mi crea anche questa cosa qua. Movimento, perché ovviamente se si chiama drone c'è un motivo. Quindi LFO1 con questa velocità mi crea questo movimento. Allora, ovviamente basta trascinare questo sul cutoff, come ho fatto io, vedete? Quindi si apre un pochettino. E poi ovviamente un distortion. Il distorsore ovviamente mi aiuta ad, diciamo, enfatizzare di più le frequenze di questa qua, dove c'è questa risonanza, e anche le frequenze poi medie, e mi dà un pochettino di frequenze alte. Vediamo. Ed è soprattutto qui, su questa zona, molto importante. Questo suono lo volevo bello, diciamo, croccante, bello aggressivo. E poi basta. Potete poi modificarlo come volete voi. Qui ho messo uno spread 50%, cioè l'apertura stereo, per non averlo, diciamo, troppo appunto in stereo. Ma potete metterlo come volete. Poi magari si va ad equalizzare dopo, ok? Di solito vado ad utilizzare l'equalizzatore mid-side, se magari voglio togliere qualche cosa. Attenzione però ovviamente sempre ai problemi della fase, eccetera, eccetera. Perché alcune volte non basta equalizzare, ma basta, bisogna intervenire appunto direttamente sul sintetizzatore. Poi vediamo cosa ho messo qui. No, qui non ho toccato niente, perfetto. Su Matrix c'è ovviamente la modulazione che ho fatto con l'LFO e basta. Questo è tutto, ma questo è un suono che utilizzo spesso in accoppiata col sub. Guardate come si completa il tutto.
solo il sub, anzi no, solo, cioè solo il sub, adesso il drone. Perfetto. Senza questi due, guardate, ci sono le medie, ci sono le alte, le medio alte, eccetera eccetera, ma questi vanno appunto a lavorare sulle frequenze basse, medio basse. Vedete il corpo che dà, e questo è fatto. Ora andiamo a vedere i chord, le super so. Quindi cosa ho fatto? Ovviamente poi non vi ho detto che ho ammesso alcuni effetti, ma ripeto, questo è per sistemarli poi con gli altri suoni, quindi non vi dico ad esempio mettete l'equalizzazione, fatela così l'equalizzazione, ma dipende poi come voi volete, diciamo, come volete appunto accentuare quel suono. Magari io non lo voglio sulle medie, lo voglio sulle alte, magari con l'altro suono vado a recuperare le alte, poi è tutta una questione di appunto di gusti e di soprattutto layer, cioè dei layers. Quindi qui mettiamo in solo, perfetto, disattiviamo questo effetto e qua vado, vedete, principalmente sulle medie. Poi ovviamente ho messo un equalizzatore per togliere un po' questa zona, perché già qui abbiamo messo appunto il sub e il drone, questa zona qui. Andiamo a vedere cosa ho fatto. Allora, togliamo come al solito tutti gli effetti. Spero che non mi crash, ti prego. Perché l'altra volta, cioè fino a ieri, quando disabilito o abilito gli effetti, mi crasha tutto. Quindi non è molto stabile questo plugin, almeno secondo, cioè nel mio PC. Poi non lo so se succede anche da voi così. Questa è una SO con 7 voci. 7 voci, 20% di detune sulle voci. Posso mettere anche 15, come piace a me. Io magari ho, diciamo, questo punto qua che mi piaceva di più, 20%, e 7 voci. Sulle super show, soprattutto, avere tante voci aiuta tantissimo, ok? Sono fatte, diciamo, quasi sempre così, con 7, anzi anche alcune volte con 16 voci, ma io per non esagerare, anche perché poi questo peserà di più sulle prestazioni. E quindi sempre una SO, e qui poi cosa ho messo? Ho messo ovviamente un altro oscillatore. Ok, abbiamo 3 oscillatori, perché non utilizzarli? Invece di fare tanti layers all'interno di Ableton, li possiamo fare qui con i nostri oscillatori. Questo qui ve lo metto in solo, vedete, tanto per aggiungere un pochettino una cosa un po' diversa rispetto a questo. Posso cambiare ovviamente anche il transpose, vedete? Qua è così, qua ogni cosa che si tocca, ogni parametro, si può già subito ottenere un altro suono diverso da quello che appunto vi ho fatto ascoltare io. Quindi questa è la cosa bella, non avere dei limiti che dici no, questo deve stare così il parametro, no, basta, no, invece no, io li sposto sempre i parametri, sempre vado a toccare, dico vediamo così, oh così mi piace di più, bello, capito? Questa è un'ottima cosa. Poi come effetti ho utilizzato come al solito un multibanda, un OTT. Ed mi va a dare più frequenze alte, un piccolo flanger, e io utilizzo quasi sempre per questi effetti qua, sempre per dare movimento, un mix, faccio tipo un mix 13%, 15%, 20%, comunque cerco di mantenere il suono originale ma con un po' di flanger, di phaser o altri effetti di questo tipo. Ovviamente me lo metto certe volte al massimo per capire come suona appunto il flanger, e poi abbasso fino a trovare il punto che mi piace di più. Poi phaser, lo posso lasciare anche così volendo, come piace di più a me. E il riverbero, per allontanarlo un pochettino, per dare una dimensione a questo suono. Okay? Perché poi nel mix mi suona tutto davanti, invece cerco di appunto allontanare i suoni, di creare appunto l'atmosfera giusta, che è una cosa importante.
E andiamo a vedere invece qui su questo tab, su questa tab, no, niente, qui non ho fatto niente. Sì, qui ho lasciato questo qui, praticamente 1 e 2 sono oscillatore 2 e oscillatore 1 per regolarvi l'apertura stereo delle voci che state utilizzando. Io ovviamente questa Super Soul la volevo così bella aperta. Ma in caso mi capita certe volte di invece mantenere un suono più chiuso. Okay? Quindi mi basta poi abbassare questo. Guardate. Questo è più mono. Così è più aperto. Vediamo se metto così. Sì, si vede anche qui sotto. Guardate. Ecco, esatto. Vedi, si vede. Sicuramente sarà il middle side. Qui sotto mi fa vedere. Perfetto, e qui abbiamo visto tutto. Per le varie poi modulazioni ho utilizzato questo come al solito con un spectral morph, se non erro, sì, spectral morph con questa modalità form scale che mi va praticamente a dare un movimento su questa forma d'onda. Ok? E basta. Poi cosa ho fatto io? Ovviamente aggiungo altri suoni. Ovviamente qui ne ho utilizzati due chord, ma io capito magari ne utilizzi tre. 4, io duplico il primo, mi faccio prima il primo suono e poi lo duplico. Duplicando questo stesso suono vado a modificare poi alcune caratteristiche, cioè la forma d'onda. Vedete che qua la forma d'onda è diversa con sempre con appunto lo spectral morph utilizzando questa modalità qua, time. E poi potete modificare alcuni parametri, tanto per avere un suono diverso. Soprattutto dico, aspetta, facciamo così. Metto in solo questo. Il primo suono. Dico, vabbè, sto suono, il primo suono è un po' più scuro, un po' più basso. Cosa mi serve? Un suono un po' più alto, per dare magari un po' di brillantezza. E allora cosa ho fatto? Quando, nel secondo appunto suono, questo qua, vedete che è un po' più alto? Ci sono anche il trasposer, l'ho messo a 7, ok? Tanto per differenziare rispetto a quello che avevo fatto prima. Fate tutte e due, differenza senza. Quindi l'ho modificato un pochettino, ho cambiato alcune forme d'onde, soprattutto con questa modalità perché è sempre una saw, però vedete che questa è una saw e poi ho utilizzato questo qui. Dov'è? Time. Non la trovo più. Time. Eccola qua, mamma mia. Andavo a cercare io time invece spectral time. Ok, perfetto. Eccolo qua. Qua possiamo mettere anche in 3D. Vedete? 2D, 3D. SP. Comunque, poi qua, come al solito, le sette voci, qua nel secondo oscillatore invece quattro voci perché non volevo esagerare tanto con tutte e due. E poi le solite cose, gli effetti sono sempre quelli di prima perché ho duplicato appunto il primo suono. Andiamo a vedere ovviamente adesso l'altro suono che è praticamente un arpeggio. Ok, questo qua vi faccio vedere anche una bella cosa di questo plugin. Andiamolo a vedere. Cosa c'è? Ovviamente, come al solito, ho utilizzato una Basic Shapes con sempre questo Spectral Time per modificare questa forma. Avete un'infinità di modi per cambiare la forma d'onda. Cioè, io posso partire da una semplice forma d'onda e poi la posso trasformare in tanti modi, grazie a spectral morph oppure la frequency modulation, la classica frequency modulation che in combinazione con l'altro oscillatore posso abilitare l'altro oscillatore con un'altra forma d'onda, posso mettere effetti che mi vanno a modificare la forma d'onda tipo un distorsore, un phaser, un flanger, posso modificare in tanti modi la mia forma d'onda e quindi è bello così, non ci devono essere dei limiti perché il suono. Cioè, deve essere, cioè, bisogna anche ricercare un suono a volte originale, ok? Quindi, una cosa bella, cosa ho fatto qui? Ho utilizzato su pitch global snap, anzi transpose snap si chiama questa modalità. In pratica, cosa fa? Di solito, quando si fa l'automazione del transpose, vi va a fare tutti questi cambiamenti di semitoni.
dal primo, dal secondo, dal terzo, dal quarto, senza considerare la scala su cui state lavorando. Ad esempio, questa è un Fa minore. E cosa ho fatto qui? Gli ho detto, guarda, io ti dico che la scala è Fa minore, quindi tu devi fare questo cambiamento poi con l'LFO2. Vedete qua questi cambiamenti? Immaginate che ogni scalino è un semitono. Però lui cosa va a fare? Invece di fare... facciamo finta che c'è un semitono per ogni scalino, lui salta per metterlo ovviamente in scala. Ovviamente vi consiglio di abilitare Global Snap, questa qui, perché vedete che se è viola significa che lui va a prendere... se noi mettiamo ad esempio all'interno di Ableton il Do corrisponde alla scala Fa, alla tonalità Fa. Invece io cosa ho detto? Global, cioè utilizza le note di questo pianerol, ma mantiene ogni nota in scala Fa minore. Non so se mi sono stato chiaro, spero di sì. Ovviamente qua posso decidere poi la scala, vedete? Ok, Do, Fa, Fa, Sol diesis, ok? E una volta fatto ciò, poi gli dico, guarda, LFO2 va su Transpose. Quando poi, ovviamente qua, ho fatto un 36. Ok, 36, 3 ottave. 12, 24, 36. Posso farlo anche più basso, questo arpeggio. Vedete? Infatti se faccio io clic destro e poi gli dico il valore, tipo, che ne so, 24, che sono 2 ottave, più basso. E oppure faccio 36, così si sposta di 3 ottave. Vedete? E poi se lo metto con gli altri suoni, guardate, con una nota, vedete? Io all'inizio questo l'avevo fatto con l'arpeggiatore di Ableton, ok? Però ho detto, ma aspetta, ma che sono scemo? Se io vi devo passare questi preset, cioè li dovete già suonare così con l'arpeggio, non dovete poi metterlo voi, o comunque se utilizzate questi preset, questo plugin sul, che so, su FL Studio, ok? Quindi non deve essere già pronto. E poi ovviamente ho fatto anche con l'LFO1 il volume. Questo mi serve come gate, ad esempio, per chiudere l'arpeggio. Guardate. Corto, lungo. Posso decidere la velocità. Vedete? Qua posso decidere appunto la velocità di questa chiusura. L'ho lasciato così. Anche qua posso decidere una velocità diversa. Bello. Potete modificarlo come vi pare e piace. Ok, adesso dobbiamo vedere come ho creato i lead per creare questa melodia. Andiamo a vedere il primo. Qui sono tre i suoni, quindi prima ho fatto questo. Andiamo ad aprire, così vi faccio vedere tutto quanto. Ecco, come al solito una Basic Shapes. E poi ovviamente anche qua ho utilizzato, mi pare, questa forma d'onda. Qual è? Classic Blend. Comunque, eccola qua. Questa qui, poi ovviamente ho modificato alcune cose. Infatti un Form Scale. Mettiamo questo in solo. Meno 12, invece qua l'ho lasciato così, quindi questo oscillatore ho fatto un suono più basso, invece qua un suono più alto. Togliamo tutto quello che ho messo, ecco, e compressore. Qui al solito, sempre per dare movimento ai suoni, io faccio sempre l'LFO su alcuni parametri, vedo se ci sta, dico ok, questo qua. Tra l'altro una cosa bella di questo plugin è la possibilità di ascoltare in anteprima se con l'LFO, ad esempio, ci sta fare l'automazione, fare la modulazione. Guardate. No, vabbè, non ci sta, e ritorno indietro. Quindi invece di mettere la modulazione e poi andarla a togliere, invece la posso appoggiare. E poi quando dico ok, ci sta, lascio. Bellissima questa cosa. Quindi qua ho fatto questo e poi invece con il secondo avevo fatto una cosa con il noise, ma poi l'ho disabilitata. E ho fatto qui, vedete che qua me lo fa vedere,
il volume globale, perché questo che significa? Se io voglio fare una chiusura, cioè un movimento con una nota, ok? Invece di andare a fare una modulazione per ogni oscillatore, io ho fatto quella globale. Vi basta trascinare l'LFO qui e vi fa il volume globale. Ok? Vedete su Matrix, volume, vedete, questo è quello globale. Poi qui cosa ho utilizzato? Poi il filtro. Ma no, questo è il noise, filtro. Volevo questo suono un po' più chiuso, ok? Sempre per la questione che ho detto prima, cioè lavoro a frequenza, cioè dico aspetta, ma qua già c'è tanto casino, quindi magari voglio enfatizzare di più le frequenze medie di questo suono e poi magari con un altro suono do un timbro sulle frequenze alte. Quindi vedete che questo secondo me aiuta tantissimo. Non dovete ascoltare il suono così da solo, ok? Perché magari da solo mi sembra che magari no. Non ha senso. Invece poi nel contesto il senso ce l'ha. Effetti, un equalizzatore, così tanto per un pochettino togliere un po' di basse. E poi sempre un compressor, un multibanda, un OTT. Anche qui settato in questo modo. E volendo posso attivare anche un noise, ma no, perché come detto prima, le frequenze alte qui su questo suono non le voglio, non ce le voglio. Ok, abbiamo visto tutto. Vediamo qui. Qui non ho messo niente. E questo è il primo suono, il primo lead. Il secondo, in accoppiata con questo, perché guardate, vi faccio ascoltare solo il primo. Sento sì la melodia, ma sento di più le super so, i chord. Invece, con quest'altro. Riesco a sentire di più, ok? Quindi l'unione fa la forza. Quindi in questo caso ho messo questo tipo di suono. Sempre basic shapes. Vedete che poi faccio il primo, lo duplico, lo modifico e appunto per farlo suonare come preferisco. Cioè, se dico questo è ovviamente un pad, lo modifico per farlo suonare come un pad. Questo è un lead, lo modifico per farlo suonare come un lead. Ok, questa è sempre la mentalità che ci vuole. Anche qua un filtro, troppe frequenze alte. Quindi ho fatto questo taglio e sempre con una risonanza. Movimento con, mi pare, vediamo quale filtro, quale ho utilizzato. Ah, ho utilizzato l'inviluppo 2, l'envelope 2. Vedete, posso chiudere il suono, fantastico. Vedete? Posso creare questo pluck. Che si alza il filtro, qui tocca il punto più alto, mi pare verso qui, dipende come. Ah, ecco, arriva fino a qua e poi scende e ritorna nel punto che state vedendo adesso. Poi sette voci, semplice, ma ci può anche stare così con una voce, però comunque lo lascio così. Magari ci metto 8, vedete, lo sto modificando adesso perché magari riascoltandolo. E poi come al solito qui, distorsore qua è bello esagerato, una bella saturazione per dare più grinta a questo suono perché lo devo far sentire, voglio appunto dare più frequenze medie, soprattutto perché poi questo distorsore qua lavora con questo poi, con questa risonanza e con questo taglio va ad amplificare ancora di più le frequenze medie. Così vedete calmo, invece così. E poi ovviamente un compresso. Mamma mia, ho l'ansia davvero quando devo attivare o bypassare gli effetti perché appunto mi capita spesso che crasha tutto. Quindi spero che non succeda adesso. E poi qua ve l'ho fatto vedere. E qui anche qua non ho tolto l'immagine stereo sulle voci. Di solito abbasso, ripeto, quando magari voglio un suono più in mono. Mi pare che l'ho fatta questa cosa su un altro suono e basta. E poi qua nell'altra sezione, in questa parte qua, ho utilizzato alcuni di questi suoni. Vedete? E ovviamente ho modificato le note. Guardate, questa suona così con quest'altro movimento.
Poi anche qua il sub, un altro movimento come quello di prima. E poi qua ho fatto... ho cambiato, diciamo, le note di questo arpeggio. Poi ho abbassato, vedete, perché questo è il lead che vi ho fatto vedere prima, che così suona in questo modo, ma quando abbasso così proprio nel, mi pare, due, tre, forse tre ottave in giù, mi dà questo suono bello che ci sta tantissimo nel contesto. Sembra tipo una voce bella. E poi ho utilizzato questo. Ed è così alto, da un'altra cosa. E poi vedete che è importante tutto, ok? Le note, come appunto vengono suonate le note, il movimento che si dà alla nota, la velocity, i layers, tante cose. Prima di dire che un suono fa schifo, provatelo, cioè provate a cambiare le note, mettetelo con gli altri suoni. Questo è il punto importante. Poi andiamo a vedere l'altro, che ovviamente ho duplicato sempre questo e l'ho modificato diversamente. Andiamolo a vedere cosa ho fatto. Ecco, vedete, sempre basic shapes con un filtro più aperto, perché questo lo volevo più aperto, dato che quello filtrato, ma questo lo volevo un po' più aperto, con più frequenze alte. Quindi, sempre il distorsore, ma più leggero, visto che soprattutto il filtro è più aperto, quindi le frequenze alte le sentivo di più. E un compressore, come al solito, che è un, appunto, un multibanda per compattare tutte le frequenze e alzare anche le frequenze alte. E quindi con tutti gli altri suoni, guardate come suona. Se non avessi messo proprio il terzo, ci può stare, attenzione, ok? Questa si magari inizia così e poi dopo ci sta. Quindi mi raccomando, non giocatevi tutto all'inizio. Questa è una cosa molto molto utile. Cioè, ad esempio, se io inizio subito così con tutti i suoni, poi cosa devo aggiungere? Invece piano piano faccio una cosa così a crescere. Prima metto questo suono, poi ne metto un altro, magari ci faccio l'automazione. Questo è importante. Dico sempre che è importante, ma alla fine è quasi tutto importante nella musica. Quindi qua, volendo, posso mettere anche questo qui sotto, questo che avevo creato. Vedete? Più aggiungo dei suoni, più dico, oh cavolo, adesso sì che si sente di più questa melodia. Ne aggiungo un altro, oh sì, adesso sì. Questione anche poi l'orecchio, capito? Perché magari prima ho detto, ci sta. Però poi con questo, se lo disabilito, mi sembra che lo sento poco e niente. Quindi magari l'orecchio ci frega. Però comunque lo lascio. Ora passiamo, ovviamente, nell'altro capitolo. Vediamo come ho creato, appunto, i mid bass. Eccolo qua. Qui ovviamente a gusti, non lo so, questo suono potete farlo suonare in tanti modi possibili, cioè in tante combinazioni potete fare con questo suono. Ascoltiamolo. Mi piace utilizzare questi suoni così veloci, questi suoni percussivi. Ovviamente poi ho utilizzato io utilizzo quasi sempre per i mid bass tanti effetti, tanti OTT, tanti distorsori, perché comunque questi suoni li voglio molto aggressivi qui sul drop, ok, con tante armoniche, con tante frequenze, ok, senza, con, ovviamente ci frega tantissimo il volume, perché guardate, se questo lo alzo, bene o male è lo stesso, solo che qui ovviamente ci sono alcuni plugin, alcuni dispositivi che mi vanno semplicemente ad intervenire sulle frequenze, quindi magari ci sono più alte, ci sono più medie, soprattutto più medie, visto che sono midi bass. E poi un'equalizzazione mid side che vi dicevo prima, che lo utilizzo spesso per ovviamente cercare di togliere qualche frequenza sul side e di mettere qualche frequenza solo in mid, solo nel punto centrale. Andiamo a vedere questo suono. Vedete che cosa ho fatto praticamente? Sempre basic shapes e poi vi faccio ascoltare su senza effetti. Qui ho utilizzato, faccio piano, così, calma, ok.
Okay, questo è il primo suono principale. E cosa ho fatto praticamente? Ho utilizzato questa volta la frequency modulation. Quindi vedete frequency modulation da qua con l'oscillatore 2. Infatti l'oscillatore 2, quando adesso l'ho appunto abilitato, con un trasposito di più 12, quindi di più un'ottava. Questo lo posso modificare, fare oppure 24, che aggiunge più frequenze alte, o così. Quasi, diciamo che quasi sempre metto un'ottava più alta o anche due sul, ovviamente sulla portante o sulla modulante, ogni volta mi confondo sempre. Comunque, quattro voci per tutti e due oscillatori, tanto per dare anche un po' di immagine stereo a questo suono e per renderlo un po' più corposo, un po' più pieno. 28% e 35%, questi a gusti li potete modificare come volete voi. Io qui soprattutto ieri, quando stavo organizzando questo video, ho trovato, cioè ho fatto praticamente tante combinazioni, mamma mia, cioè se avessi salvato ogni parametro che ovviamente con ogni parametro che andavo a spostare, sicuramente avrei fatto centinaia di preset. Quindi vedete che si può fare davvero tante cose modificando quella. Qui cosa ho fatto? Allora, qua ci sono tante modulazioni. Vediamo, con l'LFO1 ho fatto la, ovviamente questa la faccio sempre, con la frequency modulation. Ora, questa la disabilito, bypass e bypass. Suono fermo. Questo. Ho fatto la modulazione di questo. Adesso abilito. E poi con questo ho fatto il cutoff, che però qua è disabilitato, quindi lo posso anche eliminare, perché altrimenti mi fa confusione. Movimento, e poi ho fatto anche il movimento del volume. Vedete? Volume con l'altro LFO2. Senza. Praticamente non si sente, perché questo lo devo alzare. Ah, molto continuo. Vedete quello che vi ho detto prima? A me piacciono tantissimo i suoni così veloci, percussivi. Ok, perché altrimenti così, a parte che se tu fai un suono così continuo, tutti gli effetti che hai messo molto aggressivi li devi modificare, ok, perché sono appunto più lunghi e quindi la distorsione magari è troppo esagerata. In questo caso, abilito questo, perfetto, mi va a tagliare, vedete? Poi posso fare anche così, oppure 16. Anzi, se metto trigger, faccio prima così. Bello. Metto sync per il fatto che se io faccio all'interno di Ableton, sul piano roll, no? Faccio delle note così corte, faccio così, l'LFO continua, cioè non fa un restart ad ogni nota, continua. Se invece faccio trigger, inizia sempre dalla nota. Sai che devo dire che ci sta così, però. Wow, più movimento. Magari posso abbassare questo, così. Bello. Sì, come detto prima, il fatto di modificare le note qui all'interno del piano roll, diciamo che abbiamo più libertà invece di farlo qui poi con le modulazioni, che è abbastanza, diciamocelo, no? Abbastanza scomodo. Dobbiamo fare l'automazione su Ableton, un casino. Invece con le note, secondo me, è più comodo. Poi ovviamente posso fare... Questo adesso mi va a controllare l'apertura di ogni nota. Fantastico. Vabbè, lasciamo prima, non ci facciamo prendere da questo, perché altrimenti poi mi dimentico che sto facendo un tutorial. Quindi, questo invece l'ho utilizzato il 3 per il riverbero. Ho fatto un mix, quindi chiuso, il dry wet chiuso del riverbero e poi si apre. Andiamo a prendere il riverbero. Riverbero, dove sei? Eccoti qua. Una cosa minima,
Reverb Mix, ma dov'è? Ah, eccolo lì. Questo è bellissimo, mi dà movimento sul riverbero, quindi si apre, si chiude. Bello. Davvero, davvero fantastico. Posso modificare, ripeto, il transposito. Bello. E su questo, su questa tab, ecco qua, vedete. Cosa ho fatto? Ho abbassato l'Unison Blend e l'altro Unison Blend. Guarda adesso, questi li posso mettere anche così. Oppure così, normale. Vedete che mi cambia il suono. Io lo lascio come prima perché qui ho trovato un punto che mi piaceva. E questa è poi l'apertura stereo. Qui ovviamente volevo... importante sui mid bass, magari poi ci faccio un video sull'immagine stereo, importantissima, fare poi decidere che quello lo voglio in stereo, gli altri invece li voglio tutti in mono, questo aiuta tantissimo. Infatti qua, se esagero troppo con la stereofonia, con l'immagine stereo, va a finire che poi il suono lo sento troppo distaccato da tutto il resto, perché magari tutto il resto non ha dei suoni in stereo, ok? Magari su questo poi ci faccio un video. Andiamo a vedere gli effetti che ho messo. Flanger, piano piano, phaser, chorus, EQ, distortion. Vedete che ci sono più frequenze medie. E come al solito vado a fare sempre un mix leggero di tutti questi effetti, tanto per dare movimento. E poi la cosa bella anche di fare la modulazione con... vediamo quale parametro. Mi pare... vediamo qua, me lo dice l'LFO2, eccolo qua, questo qui. Mi piace tantissimo fare la risonanza al massimo e poi con il distorsore creare questo effetto qua. Ok, vabbè, qua posso magari... ok, va bene così. Questo è come è fatto questo suono. Poi ripeto, lo posso duplicare e fare un altro suono diverso, ma si possono fare davvero tante modifiche. Si possono fare davvero tante modifiche. Poi, se andiamo a togliere questi qua, ovviamente è tanto per aggiungere, perché io poi metto tantissimi layers, perché altrimenti suonerebbe tutto così. Tutto abbastanza vuoto. Ed c'è questo suono. Questo è un file audio, una cosa minima per riempire questo, vedete? E poi c'è quest'altro suono che ho creato con... questo è particolare, qui stavolta ho fatto un'altra forma d'onda, e non ricordo dove l'ho presa, comunque qui ci sono un bel po' di forme d'onde che potete appunto andare a provare con questa volta l'LFO1 che mi va a modificare... diciamo i frame di questa forma d'onda. Guardate, adesso vi faccio un attimo disabilito. Molto fermo questo suono. Se invece prendo l'LFO1 e abilito, vedete, vediamo se posso farvi vedere anche così. Vedete, passa da questa forma qua, immaginate come se fosse una fotografia, fino all'ultima foto e fa questo movimento qua. Tutti questi fotogrammi, ecco, con l'LFO1, quindi faccio questo movimento, sale, scende. Poi come effetti, qui c'è un bel po' di cose, ci sono un bel po' di cose, qui vabbè, poi niente, una voce, vedete, effetti, ho messo un chorus, una cosa leggera, e soprattutto quello che poi mi va a cambiare tanto è il filtro comb. Vi faccio ascoltare senza. Vedete, questo è molto bello perché mi dà questo suono qua un po', come posso dire, robotico, un po' metallico. E poi un flanger, una cosa minima minima, e un distorsore. Ok, un pochettino sempre per dare un po' di colore. E basta. Poi
su questa scheda non ho fatto niente. Sì, in realtà non c'è niente. Non so se questo è un bug, però qui ci dovrebbe essere ci dovrebbe essere l'impostazione di questo plugin. Forse perché, ah, vero, certo, che sono scemo. Se metto quattro voci, adesso poi posso modificare le voci, giusto? Va bene. E poi, ovviamente, guardate questo suono senza l'altro che ho creato prima, che ho creato dopo. È così. Cavoli, quanto è importante. Quanto è importante il layering, guardate. Con. Questo è quello che dà spessore a tutto. Che poi è lo stesso di questo. E mi sono detto, aspetta, perché se metto questo qua e faccio questa combinazione, guardate. Ah, sì che ci sta. Ok, andiamo a vedere questo, che è poi è lo stesso di questo, quindi vi faccio vedere questo. Sempre con questo rack. Qui cosa ho preso? Questa forma d'onda che non so qual è in realtà, però comunque alla fine mi pare che forse. Non ricordo. Non ricordo. Oh, cosa ho fatto? Mi pare che. Perfetto. Quindi questa qua. Andiamo a prendere di nuovo il preset perché forse ho cambiato qualcosina. Mid, vediamo se è qui. Perfetto, è questo qua. Poi vi lascio tutti questi preset, ci sono diverse versioni. Ah, questo qua ho utilizzato. L'LFO1 che mi va a controllare tutti questi parametri. Spectral Morph, Wave Morph, che poi in realtà questo è Frequency Modulation 2, ma. Ok, ho cercato di non mettere la frequency modulation, ok? Quindi magari questa la possiamo togliere. Questi preset li devo sistemare meglio prima di ovviamente mandarveli, cioè prima di mettere il link in descrizione. E ho fatto una piccola apertura. Volevo un suono abbastanza lento, ma posso farlo anche veloce. Anche perché qua vedete trigger, se metto sync l'LFO continua sempre, anche se c'è una nota corta. E poi come effetti, sempre un OTT e basta. Semplice, è questa forma d'onda che mi dà questo suono qua, con tre voci, altrimenti. Questa può essere che ho, magari ho importato una forma d'onda. Può essere. Sì, può essere che ho preso un file audio. Sì, sicuramente, è vero. E l'ho caricato qua al suo interno. Perché potete prendere un file audio e metterlo qua. E avere un'altra forma d'onda, magari originale. E modificarla come volete voi. Effetti. E spero, sto pensando a una cosa. Spero che. Potete ascoltare questo suono perché magari se poi vi dirà che manca la forma d'onda, spero di no, fatemelo sapere, fatemelo sapere. E poi qua ho lasciato tutto così, semplice semplice. E poi ovviamente questi effetti. Semplice semplice, magari qualcuno può dire semplice per te. Comunque avete ragione, poi ovviamente ognuno si trova. Diciamo, ognuno ha diciamo, la sua esperienza, le sue cose, quindi. Allora, poi abbiamo fatto questo suono. Niente, spero di avervi fatto vedere tutto, perché poi mi pare che i capitoli sono finiti. Vediamo se c'è un altro capitolo, ma sicuramente no. Ecco, ah, conclusione, vero? Ha ragione il capitolo. Questa è la conclusione di questo mega video, non so quanto ho fatto. Vediamo qui. 54 minuti, mamma mia ragazzi, ma volevo mostrarvi tutti questi suoni. Nel frattempo vi ho detto pure vi ho dato alcuni consigli, alcuni trucchi per appunto creare dei suoni vostri, ok? Perché magari di solito vedo su YouTube
fate così, copia questo, copia l'altro, i link sono in descrizione, ciao e arrivederci. Invece ci tengo tantissimo appunto a dirvi tutto come stanno, le cose come stanno. E niente, mi pare di aver detto tutto, sì, conclusione eccetera eccetera. Ah vabbè, una conclusione per quanto riguarda questo plugin: beh, l'ho trovato poco stabile, ok, ho avuto molti bug, ci sono stati dei crash appunto continui per quanto riguarda gli effetti, magari forse è una cosa mia, però comunque ho visto poi sul blog che alcuni si lamentavano di alcuni bug. Però fatemi sapere la vostra, se avete provato questo plugin, se non avete avuto problemi. Infatti, magari sono io abbastanza fissato nel magari attivare e disattivare gli effetti nel modo così veloce per vedere se crash, non lo so, fatemi sapere la vostra. E mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché vedo che alcuni guardano questi video così senza essere iscritti, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale. E se avete visto il video anche qua fino alla fine, perché io faccio dei video così lunghissimi, non lo so, perché mi piace appunto spiegarvi tutto. Fate finta che questa è come se fosse stata una live, e quindi adesso potete rivedere tutto quanto. Niente, va bene, dai. Se avete visto appunto il video fino alla fine, commentate di nuovo con parmigiana, ok? Una buona continuazione, ma soprattutto una buona musica. Ciao.